La storia del Giappone antico è costellata di episodi notevoli che hanno influenzato la cultura giapponese per molti secoli. L'invasione mongola del Giappone è stata una delle più importanti del paese, immortalata dalle epiche battaglie e dal coraggio dei guerrieri samurai contro un esercito nemico molto più grande e meglio equipaggiato. L'invasione mongola del Giappone fu una campagna militare condotta dall'impero mongolo alla fine del XIII secolo. Le forze mongole, guidate dal famoso capo militare Kublai Khan, avevano ambizioni espansionistiche in Asia e il Giappone era un obiettivo strategico. L'invasione ebbe due tentativi di sbarco delle forze mongole sulle coste giapponesi nel 1274 e nel 1281. All'epoca i mongoli avevano già conquistato metà della Cina e della Corea, annettendo questi territori all'enorme impero. L'imperatore mongolo Kublai Khan, nipote di Gengis Khan e fondatore della dinastia cinese degli Yuan, voleva includere il Giappone nel suo impero. Forse voleva conquistare il Giappone per le sue risorse territoriali, dato che il paese aveva la reputazione di essere ricco di oro. Un'altra teoria indica che Kublai voleva sopprimere il commercio tra il Giappone e il grande nemico della Cina meridionale, la dinastia Song. Inizialmente Kublai tentò un approccio diplomatico, inviando una lettera al Giappone nel 1268 in cui esprimeva il desiderio di promuovere relazioni amichevoli con lo shogunato Kamakura, ma richiedeva il pagamento di un tributo alla corte mongola, minacciando un'invasione militare se le condizioni fossero state rifiutate. Altre lettere e ambasciatori cinesi vennero inviati entro il 1274, ma tutti furono palesemente ignorati dai giapponesi. Ciò fece infuriare Kublai, che decise di mettere in atto le sue minacce. Il 19 novembre 1274 la flotta mongola attraversò il Mar Cinese orientale e raggiunse le coste giapponesi. La prima invasione avvenne quell'anno quando una forza navale di circa 900 navi e 33.000 uomini fu inviata dall'impero mongolo per sbarcare sull'isola di Kyushu, nel sud del Giappone. La forza mongola era guidata da Argun, un generale esperto che sperava di conquistare rapidamente il Giappone. I giapponesi, che non avevano mai affrontato un esercito straniero così grande e organizzato, non erano preparati all'invasione, ma riuscirono a mobilitare una forza di difesa che comprendeva samurai e soldati comuni guidati dal samurai Takezaki Suenaga. I difensori si posizionarono sulla spiaggia della baia di Hakata e attesero l'arrivo delle truppe mongole. La battaglia di Bunei, nota anche come prima battaglia della baia di Hakata, fu il primo scontro dell'invasione mongola del Giappone. Inizialmente i giapponesi affrontarono gli invasori con una raffica di frecce, ma le tattiche di guerra mongole e la loro superiorità numerica ebbero rapidamente effetto. I mongoli usarono efficaci tattiche di cavalleria e tiro con l'arco contro la fanteria giapponese. I samurai erano guerrieri ben addestrati, ma non avevano l'esperienza necessaria per affrontare i mongoli in battaglia. I giapponesi erano svantaggiati anche dal punto di vista delle armi e dell'equipaggiamento. Le spade e le armature giapponesi dell'epoca erano inadeguate ad affrontare le armi a lungo raggio dei mongoli. Gli archi corti dei soldati mongoli avevano una portata maggiore e le frecce erano avvelenate, rendendo fatali ai giapponesi anche i colpi di striscio. I mongoli disponevano anche di proiettili esplosivi che avevano imparato a fabbricare dai cinesi. La polvere da sparo era sconosciuta in Giappone e i proiettili esplodevano in aria, provocando fuoco e fumo. Questo spettacolo avrà sicuramente ossessionato i guerrieri giapponesi, terrorizzando i cavalli che impazzirono sul campo di battaglia. Dopo alcune ore di combattimenti, i mongoli iniziarono ad avanzare verso la città di Dazaifu, capitale della provincia di Chikuzen, difesa da una forza giapponese guidata dal samurai Kikuchi Taketoki. La città era un importante centro politico ed economico. La sua conquista avrebbe garantito un vantaggio strategico agli invasori. La battaglia per la città durò 3 giorni. I giapponesi resistettero strenuamente agli attacchi mongoli, ma la mancanza di rifornimenti ed equipaggiamenti adeguati e lo svantaggio numerico costrinsero i difensori giapponesi a ritirarsi. La città fu conquistata dai mongoli il 25 giugno 1274. La battaglia di Bunei fu una sconfitta decisiva per i giapponesi. Circa 6.000 soldati giapponesi furono uccisi e altri 3.000 catturati.
I mongoli subirono meno di 100 perdite e riuscirono a stabilire una base militare a Kyushu, dando inizio all'occupazione mongola del Giappone. Nonostante la vittoria, i mongoli non riuscirono a consolidare la loro posizione in Giappone. Una violenta tempesta distrusse gran parte della flotta nel tentativo di tornare in Cina, perdendo molti soldati e navi. La restante flotta mongola si ritirò, lasciando i giapponesi vittoriosi. Anche se la battaglia di Bunei fu una sconfitta per i giapponesi, dimostrò a Kublai Khan che la resistenza dei samurai era forte. Un'invasione completa del paese sarebbe stata difficile e pericolosa, ma i mongoli erano determinati a conquistare il Giappone e pianificarono una seconda invasione nel 1281. L'invasione del 1281 fu molto più grande della prima. Le forze mongole avevano messo insieme una flotta di circa 4.400 navi e più di 140.000 uomini, compresi cinesi e coreani. Kublai Khan aveva imparato dalla prima invasione e questa volta i mongoli erano meglio preparati, con un equipaggiamento migliore e una strategia meglio pianificata. Anche i giapponesi avevano imparato dall'esperienza precedente. Le fortificazioni costiere erano lunghe circa 20 km, con muri di pietra e torri di guardia che aiutarono l'esercito dello shogunato a fermare parte dello sbarco mongolo. I mongoli sbarcarono sull'isola di Kyushu in due fasi. La prima parte dell'invasione avvenne il 30 giugno 1281 e la seconda il 7 agosto dello stesso anno. Le forze giapponesi, guidate dallo shogun Hojo Tokimune, erano pronte ad affrontare gli invasori con una forza composta da samurai, soldati ashiguri e monaci guerrieri. La flotta mongola affrontò una forte resistenza da parte dei giapponesi. La battaglia di Koan, nota anche come seconda battaglia della baia di Hakata, fu lo scontro principale dell'invasione del 1281. Le forze mongole erano adeguatamente schierate sulla spiaggia, mentre le forze giapponesi occupavano una posizione più elevata, permettendo agli arcieri di avere il sopravvento. Ma la superiorità numerica e le tattiche di guerra della cavalleria e dell'arcieria a cavallo dei mongoli rappresentavano comunque una minaccia significativa. La battaglia durò circa 2 mesi e fu uno dei più grandi scontri navali della storia. I mongoli avanzarono in profondità nel territorio giapponese, catturando città e villaggi, ma non riuscirono a conquistare le principali fortificazioni giapponesi, difese dai coraggiosi samurai. Tuttavia, le forze mongole rimasero spietate all'altezza della terribile reputazione di popolo guerriero delle steppe. Utilizzando tattiche di cavalleria, i mongoli circondarono e attaccarono i difensori giapponesi da tutti i lati. Quando tutto sembrava perduto per i giapponesi, si verificò una svolta inaspettata. I mongoli furono sconfitti in un evento noto come Kamikaze o Vento Divino. Il 15 agosto 1281, una tempesta violenta e imprevedibile si abbatté sulla costa giapponese, distruggendo gran parte della flotta mongola e uccidendo molti soldati. La flotta rimanente fu costretta a ritirarsi, permettendo ancora una volta ai giapponesi di vincere. Molti giapponesi dell'epoca consideravano questa tempesta come un episodio soprannaturale, una benedizione dei Kami, gli dei del Giappone, in aiuto del loro popolo. La resistenza giapponese e il tifone distruttivo spezzarono l'invasione mongola. Le forze mongole si ritirarono con pesanti perdite e molti soldati fatti prigionieri. L'invasione fallita fu un punto di svolta per il Giappone, che fu in grado di resistere a una seconda incursione straniera e di proteggere la propria indipendenza. Anche il forte impero mongolo fu destabilizzato dall'impatto della sconfitta causata dagli abitanti di un'isola isolata. Kublai Khan sperava che la conquista del Giappone avrebbe rafforzato la sua posizione di leader dell'Asia e gli avrebbe dato accesso a importanti risorse e commerci. Ma l'invasione infruttuosa e la distruzione di gran parte della flotta portarono a un declino dell'influenza mongola in Asia orientale. Anche se i mongoli non riuscirono a conquistare il Giappone, l'invasione ebbe un impatto significativo sulle relazioni tra Giappone e Cina per molti secoli a venire. Inoltre mostrò ai giapponesi che il loro paese non era impermeabile, inducendoli a rafforzare le difese e a costruire fortificazioni. Kublai Khan continuò a inviare emissari per convincere il Giappone ad aderire al sistema fiscale della dinastia Yuan, ma senza successo. Col tempo, la resistenza giapponese contro i mongoli assunse proporzioni leggendarie.
Oggi è fonte di ispirazione per storie e adattamenti in diversi formati, come libri, film e giochi. Soprattutto ha immortalato il coraggio del popolo giapponese e dei guerrieri samurai come fedeli difensori della patria.